Cari amiche e cari amici di All for Hunters, siamo qui per toccare uno di quelli che è i temi fondamentali, dei topic da sempre più importanti e più appassionanti per il mondo dei cacciatori. Come si forma uno di questi affari qua, uno di questi terrificanti, mostruosi esseri qui? Quali sono gli step, le fasi fondamentali del suo allevamento? Adesso ve la presento. Lei, Elena, uno dei cani, dei pochissimi cani che non è nato nel mio allevamento, ma che è arrivata a casa mia tramite un caro amico che colgo l'occasione per salutare, Diego Nardi, che ci teneva tantissimo che io avessi un cane del suo allevamento. E qui cominciamo quelli che sono tutti i vari passaggi che porteranno dall'età di 3 mesi, oggi compie 3 mesi Lena, alla sua addestramento per farlo diventare un cane da caccia. La cosa da cui sempre, come dicevamo, bisogna partire è il prodotto iniziale, una grande genetica, ed è quello che Diego ha fatto partendo da una delle sue formidabili cagne da caccia ed innestandosi del sangue di un altro grande cane da caccia proveniente da un allevamento del sud, della Calabria. Cani provatissimamente beccacciari soprattutto, cioè quindi cani che hanno dato prova di essere da tante generazioni degli enormi cercatori, quindi dei cani da una cerca molto ampia e ariosa, ma altrettanto dalla controllabilità assoluta di quello che è la loro base istintuale, quindi dalla ferma categorica. Quando sono arrivato nell'allevamento, Diego mi ha detto di scegliere una femminina, alcune erano prenotate ovviamente per quelli che erano i suoi clienti. Io mi sono orientato su lei perché dimostrava da subito un paio di cose per me molto importanti. Era sì la più piccolina di tutta la sua cucciolata, ma era anche la più vivace, la più vibrante, la più anche cattiva nei confronti degli altri. C'è un cagnetto che sapeva già farsi rispettare. Tutte doti molto 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 importanti, insomma, per quello che poi sarà il futuro di un grande cane da caccia. Vero Lena? Arrivata quindi a casa, la cosa fondamentale è stato scegliere innanzitutto l'abbinamento del cane con quelli che ho già nel mio canile. E non è una cosa sempre facile, perché non sempre cani già preesistenti accettano volentieri un cucciolo. E infatti ho le mie bracche tedesche che non erano tanto felici di avere un nuovo ospite in casa, e piccolino così lo vedevano un po' come un intruso. Avrebbero rischiato di intimorirlo ed era una cosa che noi non volevamo. Noi vogliamo che il cane sia esattamente così, come lo vediamo adesso, molto brioso, che sente i rumori, e che esatto, di subito gli stimolino l'attenzione, che impari a vivere con gli esseri umani e vivere con gli altri cani, ma è molto importante in questa fase della sua vita che non abbia traumi. E la scelta infatti è subito caduta con una cagna che, come vedete, guarda, Lena, vai dalla, vai, vieni, è diventata subito la sua grande amica. Ah, la bella, lei ha la dei Sanchi ed è una bracca italiana che ha già avuto una cucciolata ed ha subito accettato immediatamente Lena come sua nuova figlia, sua nuova padawan, diremmo in ambiente di guerre stellari, e proprio l'ha accettata in maniera perfetta, coccolandola e subendo molto volentieri tutte le piccole angherie che un cucciolo tende a fare di solito a un cane maestro, un cane più grande, morsettini nelle orecchie, piccole lotte. Ale è una cagna splendida, oltre ad essere una grande cagna da caccia, è anche una cagna di un carattere eccezionalmente buono e dolce, e ha saputo appunto insegnargli i primi rudimenti di educazione di un cane che deve saper stare con gli altri cani, giocare, prendersi i suoi spazi senza invadere gli spazi degli altri. Giocano insieme in canile e cooperano. Io sono abbastanza fortunato, ma sono scelte insomma che derivano da scelte di vita molto serie che ho fatto tanti anni fa. Ecco che posso disporre di canili molto ampi e che hanno dei luoghi di estremo comfort per i cani, che è una cosa fondamentale. Il cane deve nascere, crescere, stare in un ambiente che gli possa garantire tutto quello che ci vuole per la sua salute, per il mantenimento di perfette condizioni fisico e psichiche, e vanno curati in una maniera certosina. Questo è il meglio che siamo riusciti a fare, insomma. Tutti i miei cani hanno per ognuno una casetta in legno coibentata con dentro le cucce, che sono sia separate ma anche assieme, perché quando ci sono le giornate più fredde delle volte li vedi dormire appiccicati e stanno insieme tutti stretti, come diceva un programma televisivo qualche anno fa,
fa vicini vicini e si scaldano fra di loro, ed è una cosa molto bella perché gli insegna a cooperare, a lavorare assieme, e sarà fondamentale un domani nel lavoro al campo e soprattutto al bosco, quando il consenso sarà una delle cose fondamentali, il lavoro di coppia e il lavoro con altri cani. Altrettanto molto importante che ci sia la parte asciutta dove loro stanno bene, ma anche una parte di simil bosco, come potremmo definire, dove i cani cominciano ad ambientarsi con quello che poi sarà l'ambiente che troveranno, che diventerà il loro terreno naturale, il loro terreno di caccia. Vedi che ha capito che la poliva lì dentro non ci vuole andare. Ecco qua, come vedete questo qui è il famoso fiocco, è il gioco con cui ci si diverte a vedere l'attitudine che il cane ha alla ferma, alla guidata. Ecco qua, noi vediamo che la genealogia è veramente buona, perché subito al cane la prima cosa che gli viene da fare dopo 2-3 volte che non è riuscito a prenderlo è stare su il fiocchetto. Vedete come funziona il gioco? Bellino, eh? Lena, come molti sanno, i comandi fondamentali che poi diventeranno la base della vita di un cane da ferma sono assolutamente il terra, il suo nome, lo stai, il dietro, tutte cose fondamentali, soprattutto poi per cani, diciamo, da prove. Per i cani da caccia servono un pochettino di meno. Quelle che sono le doti che interesseranno moltissimo sono appunto la venaticità, la voglia di andare a caccia, il coraggio, la voglia di sfondare, di non aver paura di niente, e il grande equilibrio. Molti cominciano subito a 3 mesi o anche prima a rompere l'anima ai cani. Ecco, io ancora mi piace che questa sia la fase degli scarponi, perché questa è una cosa con cui loro familiarizzeranno. Sono i nostri scarponi da beccaccia, i nostri scarponi da bosco, cose con cui noi poi dopo sono gli attrezzi ferri del mestiere. Vero Lena? E se poi qualche piccola dote che serve a caccia viene fuori, magari si può anche vedere, come prima abbiamo visto che il cane un po' fermava, vediamo se per caso c'ha voglia anche di riportare. Lena, porta Lena, porta. Ah, ma dici, brava che porta Lena Andrea. Ancora. Le prime schermaglie di tipo venatorio, di tipo pratico, ma veramente con un cane di 3 mesi mi permetto di dire stiamo già correndo troppo. Tutte le altre cose le vedremo con calma e nei momenti giusti. Per quello che insomma ormai è una mia esperienza di decine di anni con loro, cani da ferma, questi esseri straordinari, e soprattutto con questa razza di cui sono notoriamente appassionato, i Kurzer, i brachi tedeschi. Prima di lasciarvi tuttavia, e anche con l'acquolina in bocca, come si dice, parliamo proprio di acquolina in bocca, e andiamo a vedere quello che in questa fase, insieme al gioco, insieme al contatto con gli uomini, insieme ai nostri rumori, a tutte le cose che servono a sviluppare la psiche di un cane sano di testa e sano fisicamente, dobbiamo mai fargli mancare. L'ambiente l'abbiamo visto, abbiamo visto il gioco, abbiamo visto l'abbinamento con gli altri cani, abbiamo visto tutto, manca un piccolo particolare, quello che serve per farlo crescere sano e forte: una straordinaria alimentazione. Ecco. Vedete che Lena l'ha riconosciuto, perché ne ha matta, ne mangia a più non posso tutto il giorno, infatti sta crescendo forte e robusta, ed è uno, non a caso, dei nostri principali partner, Athletic Dog della Nekon, in questo caso declinato nella linea PAP, mangime perfetto per i cani in fase di sviluppo, per le mamme, le gestanti e per le cucciolate, poi quindi per i cani in fase di crescita e sviluppo. Io solitamente, Lena, sono solito darglielo fino all'età di 9 mesi, anche fino all'anno, per poi interrompere, passare con di alta energia e poi mangimi da mantenimento quando sarà ora di passare a quelli da mantenimento. Cosa ne fanno uno straordinario mangime pappi? È presto detto: il 32% di proteine, 23% di oli e grassi grezzi e tutto quello che poi può servire per un ottimo sviluppo, a partire dal calcio, agli oli galmenti e tutti quelli che sono i vari lieviti, fino ad arrivare persino all'olio di pesce e agli omega 3, che sono tutte cose basilari per lo sviluppo di cani in fase di crescita. Guarda, già che sta distruggendo tutto con l'energia che non ha limite. Bene, allora io e Lena vi salutiamo, ci rivediamo tra un mesetto per quelli che saranno i primi passi in campagna. Come il cane ormai già abbastanza cresciutello, verrà portato fuori, e tutti quelli che sono i consigli pratici anche in questa fase per cercare di non commettere errori e di seguire passo passo lo sviluppo
della sua psiche e del suo fisico. Arrivederci.